Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo mukbang. Stamattina facciamo colazione insieme. Volevo fare un mukbang un pochino diverso dal solito e quindi ho ordinato da Gino. Ho preso i pancakes, questi qua sono meravigliosi, al pistacchio, un cappuccino e un cupcake Oreo ancora super caldo. Quindi io direi prima di assaggiare un po' tutto e poi rispondo un po' alle vostre domande. Assaggiamo il cappuccino. Ovviamente lo devo un attimo zuccherare. Volevo troppo fare un mukbang colazione, quindi ho detto ma sì, dai. Anche perché, a parte che l'ho dovuto proprio fare perché non sapevo oggi cosa, che video far uscire, perché stavo aspettando la Degusta Box, ma oggi è 21 e ancora non arriva. Era in programma dal 16 al 20, ma ancora niente. Fatemi sapere se voi l'avete ricevuta e quindi mi ha scombussolato un po' tutti i programmi. Però ho detto ma sai che c'è, io pure devo far colazione. Pure volevo fare una bella colazione, ho detto, mo faccio un bel video mukbang insieme a loro, così chiacchieriamo anche un pochino. Allora, mi chiacchiero sul libro. Buono. Assaggiamo il muffin, ma si vede da lì? Io penso di sì, però mo per sicurezza me lo sposto al mio fianco. Vi faccio il taglio del muffin. Wow, buono. Anche se preferisco quello alla Nutella, lo potete trovare anche da lui. Diciamo quello lì che trovate anche al McDonald's. Ecco. Quello è wow. Buono, ma non buonissimo. Come sempre. Sono io che ho preso le posate, perché poi comunque me le hanno date con tutto il ciò io non ho, vabbè. Molto buono questo muffin. Vi faccio anche il taglio del pancake. Wow. Rispondo un po' alle vostre domande. Ovviamente vi mando un bacione a tutte, cioè un bacio, ovviamente vi mando un bacione a tutti. Allora, cosa farei a Natale? Allora, vi dico già che io, per quanto riguarda la programmazione video, poi mi collego a cosa faccio a Natale. Allora, ho deciso di farvi uscire i video fino al 23 dicembre per poi prendermi una pausa 24, 25 e 26, quindi nei giorni festivi e nel fine settimana, anche perché il 24, 25 e 26 lo trascorriamo tutti, meno male, tutti insieme alla famiglia, o lo trascorriamo in un modo diverso, ecco. E quindi sinceramente ho pensato che sia comunque anche un po' inutile far uscire questi tre video così. E quindi ho deciso proprio di non far uscire niente, quindi mi fermo fino a giovedì per poi ripartire lunedì. No, lunedì, sì, lunedì. Io già sto i treni, vabbè. Io già ero convinta, no, aspetta, ma lunedì è primo, no. Quindi.
sarà così. Per quanto riguarda quello che farò io a Natale, nulla di particolare. Quello che ho fatto da 20 anni a questa parte, quindi sarò con la mia famiglia e con le nostre tradizioni, eccetera. Quindi non farò nulla di eclatante, non andrò da nessuna parte, starò qui. Voi? E voi? Voi cosa farete? Ritornerai ad allenarti in palestra? Ti farai mai seguire? Allora, sul farmi seguire non lo so. Anche perché al momento non ho nessun intento di... Non voglio fare nessuna gara. E né niente. Al momento farmi seguire è un po' complicato, anche perché vi spiego. Mettiamo questo novembre, dicembre, che non ho avuto proprio la possibilità di allenarmi e non ho avuto neanche la possibilità di mangiare bene o di intraprendere una vera e propria fase di massa o qualsiasi dieta, quindi sono andata un po' a sensazione, poi registrando anche i video challenge. Sinceramente mi sento di regalare i miei soldi a qualcuno, perché dal momento in cui ti fai seguire da una persona tu devi essere consapevole che ti stai facendo seguire da una persona e che devi fare un percorso, e col lavoro che io faccio, con la mia parte di lavoro che io faccio, perché poi se ne vengono, ah no, non è lavoro, eccetera, ma YouTube è un lavoro, tutto ciò che ti fa fatturare è un lavoro, giudo. E quindi sinceramente mi risulta difficile, perché dico, spendo 100 euro per un coaching online, anche di più, e poi alla fine li butto, a questo punto no. Questione, ritornerà in palestra? Sì, no? L'anno prossimo ci voglio ritornare, non so quando, sinceramente non ci voglio ritornare a gennaio, anno nuovo, vita nuova, no? Non è questa cosa che dicono, è iniziato gennaio, vita nuova da gennaio, no? Sinceramente quando mi sentirò pronta di... Devi andarci, ci andrò. Sto riprendendo comunque anche gli allenamenti a casa. Ciao, sono una ragazza di 15 anni, secondo te quali sono le merende giuste da portare a scuola? Allora, secondo me non esistono merende giuste e merende sbagliate, anche perché io ricordo, rammento, di quando io andavo a scuola, c'erano giorni che comunque io facevo 7 ore a scuola, quindi andavo alle 8 e me ne tornavo a casa alle 3. E stare lì 8-7 ore con veramente poco cibo o veramente... una merenda misera, io arrivavo alla stessa ora che avevo una fame incredibile. Infatti per un periodo di tempo mi portavo a scuola, specialmente quando poi sapevo di dover andare comunque anche in palestra, non passavo proprio per casa, cioè me ne andavo la mattina alle 8 da casa e ritornavo a casa alle 6, alle 7. Mi organizzavo tutti i pasti da portarmi, tra cui c'era anche un... Guardate un nippolo. Mi portavo il pancake proteico, il ciccio pancake. Ogni tanto poi facevo anche con gli spinaci. La mattina era veramente un macello. Oppure mi portavo un panino. Per tanti anni ho pensato che il panino a scuola facesse male, era un male. Il panino a scuola era quello il male, perché quel panino a scuola non era per nulla sano.
e ti facevo ingrassare, ma tutte stronzate erano, tutte, dalla prima all'ultima, perché non è vero. Alla fine che sono carboidrati, proteine, stop. Poi quando torni a casa ti fai un pasto sistemato, ricco di grassi, proteine, grasse, carboidrati, eccetera. Però io per tanto tempo ho pensato a questo. E sinceramente a volte portarsi a scuola salatini, oppure portarsi a scuola merendine, ci fa bene una merendina piccolina, no, è meglio che ti porti un bel panino fatto sistemato che ti mangi un sacco di merendine. A questo ho già risposto per quanto riguarda l'amicizia. Quando farai un altro video di Natale? In che senso? Questa domanda non l'ho capita. Cioè, video di Natale in che senso? C'è qualcosa di specifico? Non lo so, non l'ho capita. Quali lati di te vorresti migliorare? Allora, io sono sempre divisa in due, nel senso che sono impulsiva, quindi a volte faccio veramente delle cose, delle azioni senza pensarci e dopo un mese mi ritorcono completamente, si può dire? Sì? Contro. E quindi forse questo lato, però dallo stesso lato a volte per alcune cose non sono impulsiva, però ci ragiono talmente tanto, che poi mi faccio salire l'ansia, mi faccio venire tutte le paure di questo mondo e non faccio mai niente. Quindi sono un po' così. Quindi questi due lati migliorerei. Non esiste per me una via di mezzo, ecco, ho capito nel tempo, negli anni, questa cosa. Cosa ti rende insicura? Non lo so. Non ho una cosa che mi rende insicura, legata al mio aspetto fisico o al mio carattere, nulla. Anche perché non mi interessa come gli altri mi vedono. E, cioè, non c'è nulla che mi rende insicura. O a momento del movimento ammenda, con tutti questi carbo. Tesoro, c'è qualche cosa che rifaresti o vorresti tornare ad un periodo in particolare che hai passato? Sì, a volte questo dico, oddio mi si sta ingrassando da lì, a volte questo dico, forse a quegli anni un po' di spensieratezza prima della pandemia. Comunque è vero, questa pandemia ci ha cambiato tantissimo, fra alcuni, ad alcuni sì, ad alcuni no, per me alcuni non hanno mai capito che abbiamo avuto la pandemia. Però sì, non mi è cambiato tantissimo la mia vita, cioè proprio... Cioè, se io ripenso alla me del 2018-2019 e ripenso alla me del 2020-2021, cioè come se ci fossero stati due anni piatti, e da questi due anni piatti però, a parte che ci sono state tante di quelle cose, specialmente in questo 2021, da dimenticare, che lasciamo stare. Poi secondo me a febbraio ve ne parlerò di una cosa che mi è accaduta nel periodo di Pasqua. Devo prendere un po' anima e coraggio e ve lo devo raccontare, perché forse questa cosa può aiutare tante persone che come me si affacciano a questo mondo dei social. E infatti, come a volte dico spesso, quando mi chiedete, scusate se guardo un po' nel vuoto, perché queste sono cose un po', quando mi chiedete alcune cose, voglio intraprendere anche io un percorso così, dico ok, fallo. Però pensa che sei un pesce, ma proprio sei un pesce in mezzo a tanti squali, ma così sui social, ma così in generale, e non ti devi fidare mai di nessuno. Io sono la prima che non mi sono mai fidata di nessuno, mai. Quando invece mi sono sbilanciata un pochino, vabbè, per dire, va, sei sempre tu che sei sempre molto fredda, parlo sempre però nel campo lavorativo, sempre molto fredda, sempre molto prendi sempre tutto con le pinze. Una volta che mi sono sbilanciata, ma veramente poco, ho ricevuto un pack che non avete proprio idea,
poi capisci da chi è arrivato questo bel pacco, anche forse indirettamente. L'ho capito dopo una settimana dall'accaduto, poi vi racconterò, e ci sono rimasta veramente male, 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 male. Da lì io ti tocco questi argomenti. Ritorno in meno. Ecco perché vi dicevo, non so. Sì, va bene. Adesso vi dicevo, non so se riuscirò a parlarvi di questa cosa, però lo farò. Devo ritornare in me perché vi devo raccontare una cosa. E da questo aneddoto, Tarveglia. Da questo aneddoto, mi ha portato a chiedermi tutti i mesi una cosa. Comunque, da questa cosa, tutti i mesi mi chiedevo sempre, ne vale la pena? Fino a quando vi parlo di. Quando è Pasqua? Quando è cavolo è venuto? Marzo? Lo sapete, non mi ricordo se. Aprile? No, era aprile. Comunque, mesi dopo mesi, io mi ponevo sempre la stessa domanda: ne vale la pena continuare? Parlo sempre, non in quest'ambito, perché comunque. Sì, domani. Ma ne riparliamo, secondo me. Vale la pena, ne vale la pena, fino a quando? Non è arrivato novembre, quindi ottobre-novembre, qualche mese fa, vi ho detto, è sempre camminato da sola. E quindi è arrivato il momento di camminare da sola. E ve ne parlerò. E poi vi dirò anche, ovviamente non vi parlerò proprio perché tante cose. A me io non dirle, però ho deciso di intraprendere, continuare da una strada ma da sola. Chi mi vuole mi cerca, ecco. Questa scelta però non l'ho presa da sola, inconsapevolmente anche voi. Diciamo che questa scelta l'ho presa anche per voi e per me, perché comunque tutti i giorni mi arrivavano messaggi: Giulia, Giulia. Poi vi continuerò queste frasi in un video adatto, forse anche in un mukbang. E quindi ho detto sì. Da gennaio si cambia tutto e da febbraio, fine febbraio, vedrete una rivoluzione su questo canale che secondo me mi amerete ancora di più. Ovviamente mia sorella questo ha detto, secondo me da febbraio in poi farai il putiferio, anche perché mi devo riprendere un po' quegli anni persi e lo devo fare anche qui su YouTube, perché io YouTube me lo sono cresciuto e quindi devo andare avanti e ci saranno tante cose belle che secondo me voi, forse qualcuno storico l'ha capito, però non lo so, ovviamente non scrivete nulla qui sotto, mi raccomando, perché boh, non scrivete nulla, scrivetemelo in privato, scrivetemi su GiulianaMiFit. E quindi nulla, io ho l'ultimo pezzo di pancake, mi avete fatto anche commuovere, birichine, birichini. Quindi nulla, io spero che questo video mukbang me ne avete fatto, riesco anche qui a parlare. Vabbè, spero che anche questo video mukbang vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!